Facciamo la nostra prima accensione della barrel stove, come dicono in America. Sarebbe un fusto da 200 litri di olio che è stato, diciamo, modificato a stufa a legna, anzi più che stufa, proprio una caldaia. Abbiamo piazzato, ecco, con un Ecofan, un ventilatore che si alimenta a calore, un termometro, e vedremo che temperatura raggiunge la canna da fumaria. Lo chiudiamo e vediamo dopo. Vediamo la temperatura al momento quant'è. 18,4. Tanto la stufa che va. Sono passati 5 minuti e già inizia a ventolare con la forza solo del calore che emette la stufa. Apriamo giusto un po' perché ancora si deve scaldare bene. Vediamo un po' che punto è. Gira sempre. Temperatura 20,4. Naturalmente questa è una sede provvisoria, messa qua, ma questa avrà altro impiego. Questa è una capienza molto grande, riempita quasi al massimo, avrà con tronchi grossi, può avere un'autonomia anche di 24 ore regolata al minimo, diciamo, come flusso degli ingresso dell'aria. Questo caso andrà molto molto bene, per esempio, per un impiego in una serra, in un garage, insomma, in un casone rustico. Questo è un kit che si compra da eBay, dove esce la porta, i piedi e poi la corona qui per mettere poi la canna fumaria. Vedete, anche con la valvolina, una serranda, cioè, diciamo, costa sui 60 euro più o meno, però diciamo, secondo me ne vale la pena. Thank you.
Ora vi faccio vedere cosa ho fatto sotto proprio la serranda lì, proprio per non permettere l'ingresso diretto della fiamma nella canna fumaria. Ho fatto una specie di barriera. Ora vi mostro. Apriamo piano piano per non far uscire fumo. Non so se si nota. Vedete? Eccolo lì. Vedete? Una barriera in modo che non permette il flusso diretto della fiamma nella canna fumaria. Dato come capiente la camera di combustione. L'altro giorno ho messo tronchi proprio enormi senza alcun problema, l'ho bruciato. Sempre qua è quasi terminata ormai la combustione, non ne metto più legna alla pittura che abbiamo messo qui, che naturalmente non è quella originale ma è quella acrilica per le alte temperature, ormai si sarà asciugata, vedete, ma qui non c'è più niente, solo la brace è rimasta, un po' di fiammella ma niente di più. Chiudiamo, registro qua, sempre tutto aperto. Vediamo la temperatura a quanto è arrivata. Quasi 23 gradi. A posto. Dai, seguirà un altro video poi, quando lo metteremo nel suo loco finale.